Mina Popovic, puoi mostrare anche il premio che hai vinto come migliore giocatrice, fallo vedere. Allora Mina, allora, l'importante era vincere questa partita, è stata una battaglia dopo due ore, magari la analizziamo un pochino, credo che sia stata veramente una partita difficile e che alla fine possiate essere contenti di questi tre punti. Sì, è stata veramente un po' forte. È stata una partita veramente difficile e abbiamo preso i nostri tre punti e siamo venuti qui per prendere tre punti e ce l'abbiamo fatta, quindi siamo contente e noi continuiamo a lavorare, a fare le nostre cose e sempre migliorare il nostro gioco. Nel primo set eravate riusciti a recuperare, poi correggimi se sbaglio, gli errori che avete fatto sono stati determinanti, però siete state brave nel secondo, nel terzo e anche nel quarto, quando Brescia poteva rimettere in discussione tutto. Sì, penso che siamo state forti con la testa, che in certi momenti abbiamo perso un po' gioco, abbiamo fatto tanti errori, però comunque siamo rimaste in campo con la testa e quindi siamo riuscite a tornare in gioco e alla fine vincere. Tu e Daniel siete state le ultime due ad arrivare, tu addirittura pochi giorni prima che iniziasse il campionato. Adesso ormai il campionato è iniziato da un mese, mi sembra che siamo sulla strada buona, no? C'è ancora qualcosa da migliorare, come sempre in tutte le cose, però ti stai inserendo piano piano nei meccanismi della squadra. Sì, giusto, sono arrivata tardi, quindi non è facile trovare... Non per colpa tua, no? Subito il feeling con la squadra, però sta migliorando e... dopo la partita sta andando molto bene, quindi meglio, quindi sono una prova di carattere. Dimmi un fondamentale dove siete andate veramente bene e uno dove effettivamente c'è da migliorare, così il primo che ti viene in mente poi lo vedrai col tuo allenatore. È difficile parlare di a questo caso. Però comunque secondo me stiamo migliorando molto in muro difesa, quindi questo, e poi contrattacco, quindi secondo me questa è parte molto importante del gioco. Grazie, complimenti. Grazie.